State ascoltando La Fabbrica di Lettori, un podcast che aiuta a coniugare il verbo leggere. Noi leggiamo, e voi? Benvenuti a una nuova puntata di La Fabbrica di Lettori, un podcast dove un papà, che sono io, Christian, e una figlia, che sono io, Isabella, parlano di libri e li consigliano con l'obiettivo di realizzare nuovi lettori. In questo episodio parliamo di un autore italiano, contemporaneo a noi e molto giovane. Isabella è una vera fan dei suoi libri, ne ha letto quasi tutti. Si tratta di un romanzo dove si viaggia insieme a quattro ragazzi su un battello a vapore sul grande fiume Mississippi e poi su un treno merci in una straordinaria avventura attraverso l'America del Nord, da New Orleans a Chicago. Ma prima, papà, dovresti dare un altro ingrediente della nostra ricetta per sfornare lettori. Oggi cosa consigli? L'ingrediente di oggi ha a che vedere con la psicologia e risponde a una delle domande che in questi ultimi anni assalgono di più i genitori di tutto il mondo. Colpa dell'avvento della tecnologia, oggi i bambini e i ragazzi spendono ore e ore a usare tablet, smartphone, console di videogiochi, la televisione e qualsiasi dispositivo elettronico che li allontanano dai libri, dallo studio e dai giochi di una volta. Allora la domanda sorge spontanea: come facciamo noi genitori a farli spegnere ai nostri figli il tablet o la PlayStation e farli leggere? Ci viene in aiuto la psicologia dell'ambiente. La psicologia ambientale è una disciplina che si occupa di studiare il benessere e il comportamento umano considerando le interazioni tra l'individuo e l'ambiente fisico e sociale in cui vive. Pensate un po' come cambia il nostro comportamento quando ci troviamo in diversi luoghi. Quando siamo allo stadio di calcio a vedere una partita della nostra squadra del cuore, sicuramente ci comportiamo diversamente da quando entriamo in un ristorante stellato a partecipare ad una cena di gala. Quando siamo in viaggio su un aereo a 10.000 km d'altezza, anche qui ci comportiamo diversamente da quando siamo in spiaggia in costume da bagno. Al supermercato, la psicologia dell'ambiente viene usata per vendere di più alcuni prodotti a discapito di altri. Ci avete fatto caso come mai alcuni prodotti sono più difficili da raggiungere? La disposizione di questi non è per niente casuale. Già Maria Montessori, a inizi del Novecento, basa gran parte del suo metodo, chiamato appunto metodo Montessori, usato ancora oggi in molte scuole di tutto il mondo, utilizzando molta psicologia ambientale per costruire la sua casa dei bambini. Maria Montessori ha scritto nel suo metodo: «L'intero arredamento della casa è progettato e proporzionato alle possibilità del bambino». In questo ambiente il bambino interagisce attivamente con il materiale proposto, mostrandosi concentrato, creativo e volenteroso. Se abbiamo dei bambini che usano troppo i dispositivi elettronici, allora dobbiamo applicare questo consiglio drastico. Per cambiare radicalmente il comportamento, si deve iniziare a cambiare radicalmente il contesto, ovvero l'ambiente. Facciamo un esempio pratico. Abbiamo due case, una bambina e un bambino. I bambini, insieme, entrano nella prima casa, dove si trovano diverse console di videogiochi tutte attaccate e pronte all'uso. Il telecomando della TV a portata di mano, la TV quasi sempre accesa anche se nessuno la guarda, il tablet sempre caricato e lo smartphone con accesso senza restrizioni a tutte le reti sociali. Una rivista si trova sotto la TV e uno o due libri nella parte più alta di una mensola in soggiorno. I due bambini poi entrano nella seconda casa, dove abbiamo la console dei videogiochi dentro la sua scatola e riposta dentro l'armadio, la TV spenta e il telecomando dentro un cassetto.
tablet e smartphone anch'essi riposti in luoghi sicuri, alcuni libri sui tavoli e tavolini sparsi per la casa, tutti libri molto colorati e accattivanti, una libreria piena di altri libri divisi per genere e autori, un'altra libreria con tantissimi libri per bambini. Secondo voi, in quale casa la bambina e il bambino avranno più possibilità di aprire un libro e mettersi a leggere? Questa semplice ma importante attenzione può influenzare il comportamento dei bambini. Per concludere, crea un ambiente a casa per favorire la lettura. Compra dei libri, arreda la casa con dei libri, crea una o più librerie, lascia dei libri sui comodini e sui tavoli apposta per attirare i bambini e i ragazzi ad aprirli. Così facendo, anche tu e tutti gli adulti che visitano la casa finiranno per leggere di più. Ti è piaciuto questo consiglio, Isabella? Sì, adesso ho capito perché a casa ci sono tanti libri. E quando sembra che non ci sia più posto per altri, arrivano sempre libri nuovi. La prossima puntata vi darò altri ingredienti per questa favolosa ricetta. Vi ricordo che questi ingredienti, con tanto di istruzioni, non sono altro che dei consigli che diamo agli adulti che ascoltano questo podcast per incentivare la lettura ai più piccoli. Vi anticipo solo che nella prossima puntata usciamo di casa e andiamo a fare un giro con i più piccoli. Dove? Lo scopriremo insieme presto. Adesso passiamo al primo consiglio di lettura di questa puntata. I libri che consigliamo in ogni puntata sono tutti romanzi che mi ha letto papà, come Storiella della Buonanotte. Il libro di oggi è il rinomato catalogo della Walking Down di Davide Morosinotto. Morosinotto è uno scrittore e traduttore italiano molto giovane, nato nel 1980. Ha scritto molti romanzi per ragazzi, quasi tutti letti da Isabella, tra cui La sfolgorante luce di due stelle rosse. Già letto, è ambientato nella Russia della Seconda Guerra Mondiale. Il fiore perduto dello sciamano di Kappa. Letto, la storia viene in Perù, nel Sud America. La più grande. Letto e consigliato nella puntata precedente. L'ultimo cacciatore e molti altri. Il rinomato catalogo Walker and Down, che oggi consigliamo, ha vinto il premio Andersen 2017 ed è stato tradotto e pubblicato in giro per il mondo e in diverse lingue. L'ho letto ad Isabella qualche tempo fa nelle nostre letture della Buonanotte e da lì in poi Morosinotto è diventato padrone di un intero scaffale della libreria di Isabella. Raccontaci, Isa, la trama di questo romanzo. La storia è ambientata nel sud degli Stati Uniti nel 1904. I protagonisti sono quattro ragazzi. Si chiamano Eddie, Tetrois, Julie e Tit. Vivono in una cittadina che si trova nel delta del fiume Mississippi. Lì c'è il bayou. Abbiamo imparato questa parola, papà, bayou, ti ricordi? È un enorme e pericoloso insieme di canali, paludi, liane penzolanti, zanzare giganti, velenosi serpenti, caimani. Eddie è il figlio del dottore. Vuole essere uno sciamano per parlare con i serpenti e gli uccelli della palude. Tetrois è il terzo figlio della vedova Chevalier, dopo Tedeu e prima di Tessink, poiché Tecatre è morto presto. Adesso che sto imparando francese a scuola, papà, posso pronunciare questi nomi molto meglio. La famiglia di Tetrois è molto povera e si sostiene grazie al duro lavoro della fattoria di Chuck, il fratello maggiore. Julie e Tit sono fratellastri, nati nella stessa madre ma da padri diversi, e non ci sono dubbi a riguardo poiché Julie è bianca e Tit è nero. Tit e Julie vivono in una capanna ai margini del bayou, da quando la madre fu bandita dalla città proprio perché ha avuto una relazione con un uomo di colore. Infatti, stare con un uomo nero o essere neri nel sud degli Stati Uniti non è affatto facile, sia per le male lingue che per l'incursione dei membri del KKK, che hanno quasi ucciso Tit una volta. Da quel momento Tit non ha più parlato con nessuno, neppure con Julie. I quattro ragazzi costruiscono un rifugio nascosto nel bayou per sfuggire a una realtà di miseria, violenza e oppressione. Durante una battuta di pesca, l'amo di Tetrois si impiglia in un barattolo che contiene $3, un piccolo tesoro per loro. Julie suggerisce di sfogliare il catalogo Walker and Down, che dà titolo al romanzo,
All'epoca si poteva acquistare per corrispondenza sfogliando dei grossi cataloghi con tutto il necessario per la casa e la vita quotidiana, giusto come facciamo noi oggi navigando sui siti web in internet. Su questo catalogo decidono di acquistare qualcosa di utile, quindi i ragazzi scelgono una pistola. Ricordiamoci che siamo nell'America del Nord e da quelle parti l'uso di revolver e armi è sempre stato un fascino per grandi e piccoli. Tuttavia, al posto della pistola ordinata arriva un orologio d'argento rotto. Mentre gli altri pensano a come restituire l'orologio per poter entrare in possesso dell'arma, Tit, che non parla mai, è super soddisfatto dell'acquisto, anzi, è letteralmente ipnotizzato dal meccanismo. Inaspettatamente, uno strano uomo arriva al villaggio e afferma di essere un agente della Walker & Down, incaricato di dare $50 a chi restituirà il vecchio orologio. I ragazzi accettano lo scambio, ma quando si presentano all'appuntamento, scoprono che quest'uomo è un truffatore senza scrupoli. Fortunatamente, le sabbie mobili del bayou e una mamma alligatore li salvano da una morte certa. Cosa fare? I ragazzi capiscono che intorno all'orologio ci sono grandi misteri e soprattutto la possibilità di realizzare un enorme guadagno. Nella borsa del truffatore trovano infatti una lettera di Mr. Walker stesso, che promette una ricompensa di ben $4,000 a chi gli restituirà l'orologio inviato per errore. I ragazzi decidono di restituire l'orologio a Mr. Walker, ma il problema è come farlo, visto che non hanno abbastanza soldi per spedirlo. Come? Semplice, andando a Chicago, dove si trovano i magazzini Walker & Down, per consegnare personalmente l'orologio e incassare la ricompensa. E così Ed, Tetrua, Jolie e Tit partono per il nord. Prima con la loro canoa arrivano a New Orleans, poi imbarcandosi su un battello a vapore lungo il Mississippi fino a St. Louis e da qui viaggiando clandestini su un treno fino a Chicago. Inizia un'avventura meravigliosa. Il romanzo è scritto in prima persona con punto di vista multiplo, diviso in quattro parti. In ognuna è uno dei quattro protagonisti a raccontare i successi. Perfino Tit prende la parola. Morosinotto fa un lavoro eccellente nel caratterizzarli, facendo in modo che ognuno risultasse con una propria voce. C'è moltissimo in questo libro, per grandi e piccoli. Ci sono gli Stati Uniti dei primi del Novecento, con il Nord e Sud ben distinti, il Bayou malsano e pericoloso, i pregiudizi sociali, le ostilità del Ku Klux Klan verso i neri, non uno, non due, ma ben tre delitti sconvolgenti, l'inarrestabile progresso della tecnologia e del commercio, il Mississippi che attraversa l'America, il Nord America meglio, faccio molta fatica a dire America in riferimento agli Stati Uniti come paese. Da queste parti in Italia si usa molto chiamare gli Stati Uniti come America, ma sappiate che l'America è molto di più degli Stati Uniti. Io per esempio sono nato in Argentina, che fa parte anche dell'America, ma non sono per niente statunitense. Allora vi chiedo, chiamate i luoghi con il nome appropriato. Stati Uniti non è l'America. Divagazione personale a parte, Isabella, leggimi un piccolo passaggio di questo bel libro ambientato negli Stati Uniti. Eravamo partiti in quattro. Tetrua il coraggioso che voleva dominare la vita, Eddie lo sciamano che voleva scoprirne i segreti, Tit che era piccolo ma grande quando c'era bisogno e Jolie l'invulnerabile che voleva essere felice. Io ero la ragazza che non può piangere, invece quella sera rannicchiata in un divano, sfondato a casa di Ellie, mi allungai nel buio e toccai la mano di mio fratello. Mi avvicinai e gli diedi un bacio e gli occhi mi si riempirono di lacrime, ma questa volta non feci niente per fermarle e le lasciai scorrere via. Erano lacrime calde come la palude, grandi come il cuore del grande fiume, quel fiume che, ora lo sapevo, sarebbe sempre rimasto dentro di me. Non ci resta che dire, leggete il rinomato catalogo di Walker & Down di Davide Morosinotto e anche tutti gli altri libri scritti da questo autore a noi molto vicino. Ricordatevi di usare i nostri ingredienti della ricetta per sfornare lettori. Con Isabella vogliamo farvi imparare a coniugare molto bene il verbo leggere. Io leggo, tu leggi, Isabella legge
E adesso consiglia una delle letture che ha fatto da sola. Oggi vi consiglio Wonder di R.J. Palacio. Wonder è la storia di August di 10 anni, che ha una faccia diversa da quella di tutti gli altri, a causa di una malattia molto rara, ma è anche la storia delle persone che gli stanno intorno, la sorella, i compagni di scuola e i genitori. La fortuna di August è quella di avere una famiglia straordinaria, che ha sempre lottato al suo fianco e che l'ha protetto dagli attacchi crudeli delle persone che lo vedono diverso. Ma adesso Oggy è più grande, è necessario che cominci ad affrontare il mondo da solo e deve farlo andando a scuola. Sarà un anno difficile tentare di integrarsi con gli altri ragazzini della sua età. Non è proprio facilissimo. Come sappiamo, infatti, i bambini sanno essere molto crudeli a volte. Un libro meraviglioso come sottotitolo, Wonder, che tutti i ragazzi dovrebbero leggere per imparare una bellissima lezione sull'importanza della gentilezza e di come non dobbiamo mai giudicare gli altri per il loro aspetto esteriore. Adesso tocca a te, papà. Consiglio il libro dalle tue letture. Oggi vi consiglio L'insostenibile leggerezza dell'essere, di Milan Kundera. Ho letto l'intero libro immaginando la storia come un film tutto in bianco e nero. Poi ho scoperto che c'è anche un film a colori tratto da questa storia. Il romanzo tratta delle incertezze esistenziali, di coppia, politici, sociali, sessuali, di vita e di morte di una serie di intellettuali dell'Europa, nella Cecoslovacchia della fine degli anni 60 del secolo scorso. La storia principale è interpretata da Tomáš, un chirurgo donnaiolo di Praga, divorziato e risposato in seconde nozze con Teresa, che non esita a tradirla con altre donne, anche se per lui il suo vero amore è lei. Da lì partono una serie di relazioni di Tomáš con la sua prima moglie, con suo figlio, con le sue amanti, in particolare con Sabina, una pittrice, e Teresa, con sua madre, con un amante occasionale, ed entrambi con il loro cane Karenin. Recentemente ho riletto questo romanzo, specialmente il capitolo 5 della parte settima chiamato Il sorriso di Karenin, solo perché poco tempo fa se n'è andato il nostro Karenin. Si chiamava Felipe, ci ha accompagnato per lunghi e felici 16 anni e mezzo, a Isabella per tutta la sua vita fin qui. Vi leggo questo capitolo, il capitolo 5, la prima volta che l'ho letto qualche tempo fa, qualche anno fa, quando c'era ancora il nostro Felipe, mi ha fatto piangere. Adesso che lo rileggo, mi fa commuovere di felicità. In confronto agli esseri umani, un cane non ha molti privilegi, ma uno di questi consiste in ciò. Nel suo caso, l'eutanasia non è proibita dalla legge. L'animale ha diritto a una morte misericordiosa. Karenin camminava su tre zampe e passava sempre più tempo disteso in un angolo. Si lamentava. Marito e moglie furono d'accordo che non lo si poteva lasciar soffrire inutilmente. Ma l'accordo su questo principio non risparmiava loro un'angosciosa incertezza. Come riconoscere l'istante in cui la sofferenza sarebbe diventata inutile? Come stabilire l'istante in cui vivere non sarebbe più valso la pena? È terribile assumere su di sé il ruolo della morte. Tomáš dichiarò più volte che lui non gli avrebbe fatto nessuna iniezione, che avrebbe chiamato il veterinario, ma poi capì che poteva accordare a Karenin un privilegio che non capita a nessun essere umano. La morte sarebbe arrivata per lui sotto la sembianza di coloro che amava. Karenin si era lamentato tutta la notte. Al mattino Tomáš, dopo averlo palpato, disse a Teresa: «Non c'è più da aspettare». Era mattino, da lì a poco entrambi dovevano uscire di casa. Teresa entrò in camera da Karenin. Fino allora era stato disteso con indifferenza. Anche quando un istante prima Tomáš l'aveva esaminato, non vi aveva fatto alcuna attenzione. Ma quando sentì aprirsi la porta, alzò la testa e guardò Teresa. Lei non riuscì a sostenere quello sguardo. Le fece quasi paura. Karenin non guardava mai Tomáš in quel modo, soltanto lei. Mai però con un'intensità come quella di oggi. Non era uno sguardo disperato o triste, no. Era uno sguardo di una terribile, insostenibile fiducia. Quello sguardo era un'avida domanda. Per tutta la vita Karenin aveva aspettato la risposta di Teresa e adesso le faceva sapere, con ancora più urgenza delle altre volte, che era sempre pronto a sapere da lei la verità. Lei si mise a terra accanto a lui e lo abbracciò.
Lui la fiutò e la leccò una o due volte, con molta lentezza e fatica. Lei accolse quel gesto con gli occhi chiusi, come per imprimerselo per sempre nella mente. Voltò la testa per farsi leccare anche l'altra guancia. Tomasz arrivò solo mezz'ora dopo. Andò in silenzio in cucina a preparare l'iniezione. Quando entrò nella stanza, Teresa era già in piedi e Karienin faceva sforzi per alzarsi. Alla vista di Tomasz, agitò debolmente la coda. «Guarda», disse Teresa, «sorride ancora». Lo disse supplichevolmente, come se con quelle parole avesse voluto chiedere un breve rinvio, ma non insistette. Distese lentamente un lenzuolo sul divano. Era un lenzuolo bianco con un disegno a fiorellini viola. Del resto aveva già preparato e organizzato ogni cosa, come se si fosse immaginata la morte di Karienin già molti giorni prima. Ah, com'è terribile! Noi sogniamo in precedenza la morte di quelli che amiamo. Non aveva più la forza di saltare sul divano. Lo presero in braccio e lo sollevarono insieme. Teresa lo adagiò su un fianco e Tomasz gli esaminò la zampa. Cercava un punto in cui la vena fosse più sporgente, visibile, poi in quel punto tagliò i peli con le forbici. Teresa era in ginocchio accanto al divano e teneva la testa di Karienin tra le mani, contro la sua guancia. Tomasz gli chiese di stringere forte la zampa posteriore appena sopra la vena, che era sottile e difficile da trovare con l'ago. Lei tenne la zampa di Karienin, ma senza allontanare il viso della sua testa, e gli parlava in continuazione con voce tranquilla, e lui non pensava che a lei. Non aveva paura. Le leccò ancora due volte la guancia, e Teresa le sussurrava: «Non aver paura, non aver paura, là non sentirai più male, là sognerai scoiattoli e leprotti, ci saranno tante mucche e ci sarà anche Mefisto, non aver paura». Tomasz affondò l'ago nella vena e spinse lo stantuffo. Un lieve fremito percorse la zampa di Karienin, il suo respiro accelerò per un paio di secondi, poi cessò di netto. Teresa era inginocchiata per terra davanti al divano e premeva la guancia contro la sua testa. Dovettero ritornare entrambi al lavoro e il cane rimase disteso sul divano, sul lenzuolo bianco con i fiorellini viola. Tornarono a sera. Tomasz andò in giardino. Tra i due meli trovò le quattro righe del rettangolo che Teresa aveva disegnato col tacco alcuni giorni prima. Cominciò a vangare. Si attendeva con precisione alle dimensioni indicate. Voleva che tutto fosse così come Teresa aveva desiderato. Lei era rimasta in casa con Karienin. Lo portarono tra i due meli e lo calarono giù. Lei si chinò sulla buca e aggiustò il lenzuolo in modo che lo coprisse interamente. Le pareva insopportabile che la terra che stavano per gettarli sopra potesse cedere sul suo corpo nudo. Poi rientrò in casa e tornò con il collare e il guinzaglio. Gettò ogni cosa su di lui. Accanto alla buca c'era un mucchio di terra rivolta di fresco. Tomasz prese in mano la pala. Teresa si ricordò del suo sogno. Karienin aveva partorito due panini e un'ape. All'improvviso quella frase suonava come un epitaffio. Si immaginava lì, tra i due meli, una lapide con la scritta «Qui giace Karienin, partorì due panini e un'ape». Nel giardino c'era penombra, l'attimo di confine tra il giorno e la notte. Nel cielo c'era una pallida luna, una lampada dimenticata nella camera dei morti. Vogliamo dedicare questa puntata al nostro Felipe e a tutti gli animali che ci fanno compagnia. Bene, finiamo qui questa bella puntata. Speriamo che vi siano piaciuti i nostri ingredienti per la ricetta che andremo a fare insieme e anche i nostri consigli da leggere. Nella prossima puntata saliremo su un altro treno. Ci sarà la Befana, proprio la mattina dell'Epifania, il macchinista e il capostazione, assieme a un cane, un capo indiano pelle rosa e dei cowboys, un aereo con il suo pilota, un motociclista acrobata, una bambola rosa e un'altra nera, il capitano di una nave e tanti bambini. Dalla penna di un autore italiano che sapeva giocare molto bene con le parole. Siete pronti? A risentirci! Avete ascoltato La Fabbrica di Lettori, un podcast che aiuta a coniugare il verbo leggere. Noi leggiamo, e voi?